Wiki Radio. David Maria Turoldo, raccontato da Brunetto Salvarani. È impossibile riuscire a definire in pochi tratti una personalità poliedrica, complessa e dirompente come quella di Giuseppe Turoldo, che entrando nell'ordine dei servi di Maria assunse il nome di David Maria. Morto a Milano il 6 febbraio 1992. Coscienza inquieta e figura di assoluto rilievo sul versante ecclesiale, ma anche sociale e civile per diversi decenni, egli fu a un tempo presbitero, teologo, filosofo, scrittore, poeta, uomo della comunicazione verbale e scritta, ma sempre uomo di parresia, di quella franchezza in genere riferita ai cristiani delle comunità primitive, incapace di sostare e di riposare. Una personalità ingombrante per tanti versi, quella di Fra David, una presenza imponente, sanguigna, appassionata, con quella sua voce baritonale che il suo amico Gianfranco Ravasi definì una voce da cattedrale o da deserto, vanamente temperata dall'invincibile sorriso degli occhi chiari. Il critico Carlo Bo, che lo ebbe come collega all'Università di Urbino, ha scritto di lui: «Padre David ha avuto da Dio due doni, la fede e la poesia. Dandogli la fede, gli ha imposto di cantarla tutti i giorni». Se leggo e ascolto, leggo e ascolto per imparare, per nutrirmi, ma naturalmente creando poi quel distacco perché la personalità non sia alterata, perché il dovere più grave, più delicato di ognuno di noi è quello di conservare integra la propria coscienza. Essere sinceri, perché se sono famoso, almeno mi sia concesso, sono famoso perché sono sincero, fino direi a scavalcare il pudore. Ora, se mi è lecito dire, io canto così, come la grazia, come lo stato di grazia mi ispira. E la sua vita è stata un febbrile e costante esodo, non sempre per sua scelta. Ogni volta che si è trovato in un luogo che poteva apparire un approdo sicuro e definitivo, un po' la sua terra promessa, è stato costretto dalle circostanze, dalle incomprensioni o dai suoi superiori a levare l'ancora, fino all'arrivo, questo sì definitivo, a Sotto il Monte, nei pressi di Bergamo, non a caso il paese natale di Papa Giovanni XXIII, il Papa che aveva inventato il Concilio Vaticano II. E perché ha scelto proprio Sant'Egidio così vicino a Sotto il Monte? Anzi è Sotto il Monte, e questo è uno dei cinque monasteri di Sotto il Monte. Sotto il Monte è il Monte dei Monaci, il Monte dei Frati. Quindi, e poi è la chiesa di Papa Giovanni, una delle chiese di Papa Giovanni, da lui riparata, e riaperta al culto, e mi sembra che potrebbe essere questa come le carceri rispetto ad Assisi, quindi luogo di silenzio, di ritiro, nello stesso tempo accanto a questa che io penso una novella Assisi. Fra David nasce in Friuli, a Coderno, non lontano da Udine, il 22 novembre 1916, ultimo dei 9 figli di una famiglia tanto povera quanto religiosa. Per Bepi il Rosso, come lo chiamano tutti nel paesino, è cruciale il rapporto con la sua terra d'origine, lo sarà sempre. Il Friuli del primo dopoguerra, agreste e misero, ma anche ricco di valori umani, dignità, religiosità profonda, insofferenza contro ogni disuguaglianza. Così racconterà lui della propria infanzia. Ero rosso di capelli, l'ultimo figlio dell'ultima casa del paese, mai un paio di scarpe, appena degli zoccoloni d'inverno, e mio padre e mia madre non avevano colpe. In casa non c'erano neppure i centesimi per il sale. Che disastro in casa mia. Ancora egli ricorderà quando suo padre gli dava due fette di polenta da tenere nelle due mani, dicendogli di immaginare che una delle due fosse un pezzo di formaggio per gustarla diversamente e sentirsi più sazio. A soli 13 anni, nel 1929, entra a Santa Maria di Cengio, un monastero servita a Isola Vicentina.
Nel 1934 è novizio e compie gli studi filosofici e teologici a Venezia. Nella scelta di entrare fra i Servi di Maria, un ordine mendicante sorto a Firenze nel 1200, c'è la sua devozione verso la Madonna, che ai suoi occhi simboleggia tutte le donne, in primo luogo la madre, coraggiosa nell'affrontare il dolore e la fatica del vivere. Nella scelta del nome, David, un chiaro riferimento al grande re di Israele, sospeso tra il furore e la poesia, ma anche fulvo di capelli, come era lui. A chi gli chiederà della sua vocazione, risponderà: «I poveri sono stati la causa della mia vocazione, i poveri sono il contenuto della mia fede, fonte di ispirazione della mia poesia e della mia predicazione. Per loro mi sono fatto voce, sempre a sognare i grandi sogni di umanità e giustizia. E per loro sarà destinato, in effetti, a varcare in continuazione frontiere diverse, non solo tra città e stati, ma tra fede e laicità, tra cielo e terra». E il 18 agosto del 1940, nel famoso santuario della Madonna di Monteberico, fra David è ordinato presbitero. La mia battaglia non è mai stata contro la povertà, ma è sempre stata contro la miseria. Forse abbiamo confuso i valori, mentre dovevamo combattere o dobbiamo combattere la miseria, non si deve perdere la povertà, perché credo che la povertà sia la placenta di tutti i valori. La prima tappa della sua esistenza errabonda sarà Milano, dove nel 1941, in piena Seconda Guerra Mondiale, viene assegnato al convento di Santa Maria dei Servi in San Carlo al Corso, nel cuore della città. Una diocesi, quella ambrosiana, aperta, vivace e nei suoi preti non incline al fascismo. Il tema centrale che sin da allora lo appassiona è l'uomo, ed è in questa chiave che Turoldo comincia a sognare il rinnovamento necessario alla sua Chiesa. A Milano si presenta da subito come un instancabile tessitore di dialoghi, senza alcun timore di compromettersi con chi ha visioni del mondo diverse dalla sua, ma sempre cercando il terreno fertile per una convivenza all'insegna del bene comune, oltre che per dare voce a quella che chiama la collera dei poveri. È il 1943 per lui l'anno spartiacque. Da una parte, l'8 settembre, decide di entrare nella resistenza antifascista, scegliendo l'umano contro il disumano, dirà, e fonda un periodico clandestino, il cui titolo quasi naturalmente sarà L'Uomo. Dall'altra, il cardinale Ildefonso Schuster lo invita a tenere la predicazione domenicale alla affollata messa delle 11 nel Duomo cittadino, un'esperienza che gli darà una certa notorietà, qualificandolo come un oratore dalle doti non comuni e che durerà per un intero decennio fino al 1952. Nel frattempo decide di studiare filosofia e si laurea nel 1946 alla Cattolica con una tesi su La fatica della ragione, contributo per un'ontologia dell'uomo, il cui relatore è l'illustre filosofo cattolico Gustavo Bontadini, di cui diverrà assistente all'Università di Urbino. Ma tutto questo non gli basta e la sua ansia di fare lo porta, accanto al suo confratello e compagno di studi Camillo de Piaz, che gli sarà vicino sempre fino alla morte, a ideare il centro culturale La Corsia dei Servi, uno spazio multimediale con sala conferenze, libreria, cineforum, casa editrice, la messa della carità per i poveri, che per molto tempo rappresenterà un punto di riferimento per quanti vogliano riflettere su un'altra società e un'altra chiesa, mentre il Concilio Vaticano II, che lui in tanti campi anticiperà, è ancora di là da venire. Io ho proprio un ricordo anche personale dell'anno santo. Io ero a Milano, predicavo in Duomo e mi avevano invitato all'Alfa Romeo. Ho fatto un venerdì santo all'Alfa Romeo, con davanti agli operai che uscivano dagli altiforni, erano circa 5-6 mila operai, e tutti mi fischiavano. Ero lì sul camion in attesa che qualcuno mi sentisse, e mi ricordo molto bene che
così scoraggiato, perché ero stanchissimo. Scoraggiato, dico, che strano, dico, degli operai che si ribellano all'operaio, alludevo al Cristo, dei poveri che si ribellano al povero. E mi ricordo che uno, un piccolo toscano, ma molto preparato, che si interviene e dice, no, non è vero, forte, così, in mezzo a tutti gli operai. Noi non l'abbiamo con Cristo, l'abbiamo con lei, dice, no? E lì ho detto, venga su lei a parlare. È venuto e ha parlato e ha detto delle cose enormi. E io naturalmente ho ripreso dopo il microfono, erano tutti gli operai fermi. E ho detto, beh, dico, per l'80% posso essere d'accordo, il 20% per no. E lì dicevo, sono d'accordo su questo, sui poveri, sugli operai, eccetera. E non sono d'accordo su questo perché poi l'uomo è un infinito. E lì abbiamo avuto, e lì uno mi interrompe e mi dice, pensi che anni vivi, e dice, ma lei parla così perché qui in mezzo agli operai o perché cosa? Dice, no. Dico, ma io predico in Duomo, venite in Duomo, se dovessi parlare diversamente da quello che parlo qui vi autorizzo a interrompermi. E sono venuti. Siamo diventati, lui poi mi ha chiesto anche tante cose, ma diventate talmente amici che poi dopo siamo venuti come operai insieme a far l'anno santo a Roma. E anni dopo, ripensando a quegli anni, Turoldo ammetterà: nel nostro campo, più che per altri, per quanto ci riguardava, bisognava inventare tutto, pensare molte volte esattamente il contrario di quanto ci avevano insegnato e liberarci con le nostre stesse forze da soli. E poi le collaborazioni con Don Primo Mazzolari, il parroco di Bozzolo, con Don Carlo Gnocchi, con Don Milani, che lo coinvolge nella pubblicazione di esperienze pastorali, e soprattutto con Don Zeno Saltini, che sulle macerie del campo di concentramento di Fossoli a Carpi ha nel frattempo fondato l'utopia di Nomadelfia, raccogliere gli orfani, gli sbandati del dopoguerra e insieme realizzare una comunità radicalmente fedele al Vangelo, della quale Fra Davide scriverà: Nomadelfia, una città dove il valore assoluto era l'uomo e non invece il denaro o il capitale. Allora io pensavo che Nomadelfia rappresentasse veramente il momento dell'uomo nuovo, dell'homo evangelicus, e fosse Nomadelfia una specie di piccola città di Dio, la città del sole. Sono questi anni di una intensa attività poetica. Fra il 1948 e il 52 escono infatti le sue due prime raccolte, Io non ho mani e Gli occhi miei lo vedranno, che compare nella collana mondadoriana prestigiosa Lo specchio, diretta da Giuseppe Ungaretti. Lo ispirano, in equilibrio instabile, l'ermetismo dello stesso Ungaretti e l'espressionismo di un altro grande poeta cattolico, Clemente Rebora. Andrea Zanzotto, che firmerà un denso saggio a introdurre l'opera omnia poetica di Turoldo, intitolata O sensi miei, sosterrà che lui, come pochi, ha sentito l'enigma e la necessità della poesia, e che la poesia per lui è un continuo confronto con la Bibbia, un continuo richiamarsi ad essa, ai suoi temi, valori e personaggi. La poesia di Fra David è una teomachia, una perpetua lotta con Dio per strappargli il suo segreto, il suo alter ego. Qui è il patriarca Giacobbe, colui che ebbe l'ardire di combattere con Dio. Ecco, ad esempio, la lirica che dà il nome alla sua raccolta d'esordio, Io non ho mani. Io non ho mani che mi accarezzino il volto, duro è l'ufficio di queste parole che non conoscono amori. Non so le dolcezze dei vostri abbandoni, ho dovuto essere custode della vostra solitudine, sono salvatore di ore perdute. Il sacerdozio, inteso nel senso soprannaturale, è un'autentica vocazione divina, cioè la chiamata proprio specifica, quasi nominatim, cioè la chiamata per nome. Però inteso nel senso umano è proprio il ridare il senso sacro alle cose, quindi alle cose che maneggiamo, ai cibi che mangiamo, alle pietre che ci servono per la costruzione delle nostre case,
eccetera, e quindi risentire, riscoprire il senso sacro delle cose fa parte di quell'aspetto poetico del sacerdozio inteso nel senso naturale. Quindi in questo senso poesia in me e sacerdozio, direi, mi buttano nel pericolo ma nello stesso tempo mi salvano. Tuttavia, in quello stesso anno 1952, il suo attivismo frenetico e le sue prese di posizione da trascinatore in campo socio-politico contro il tradizionale interclassismo cattolico danno sempre più fastidio a tanti. E Fra David, per interessamento diretto del Sant'Uffizio, viene esiliato e costretto a lasciare l'Italia e a iniziare il suo peregrinare per l'Europa. Innsbruck, Ginevra, Parigi, Monaco di Baviera, Londra. Da parte sua, che pur non comprendendo accetterà le decisioni dei superiori in un regime di obbedienza, un solo commento: una cosa di cui io ho stentato a guarire, quasi che una certa chiesa, proprio essa, a un certo punto impedisca di vivere il Vangelo. E dall'esilio londinese si confesserà: credere è entrare in conflitto, anche se poi tu non ti trovi più a camminare per gli spazi deserti e selvaggi d'Oriente, anche se davanti a te non bruciano più i tramonti dell'Horeb e sul tuo capo pesa invece il cielo di caligine delle nostre città. Ed io è un anonimo più che uno sconosciuto, perso come un barbone nell'intrico delle nostre giungle d'asfalto, e tu devi comunque trovare da solo una tua salvezza. Padre Davide, 50 anni di sacerdozio, 50 anni di matrimonio con la Chiesa, la ama ancora questa sposa bella? Ma credo, la stessa fedeltà è una prova dell'amore. Anzi, la fedeltà, per quanto sia una corona di spine intorno al capo di Cristo, è proprio la prova della fede. Perché non basta la fede, ma ci vuole anche la fedeltà. Dopo 50 anni è il momento di fare bilanci o di ricominciare da capo? Ma bilanci credo che deve tirarli un altro. È meglio lasciare i conti aperti che altri, e soprattutto un altro, faccia i bilanci che crede. Nel 1954, per interessamento di diversi amici dello stesso sindaco, il sindaco santo Giorgio Lapira, gli è concesso di rientrare in madrepatria, a Firenze. Troverà accoglienza al convento della Santissima Annunziata. Per la Chiesa fiorentina è una stagione fertile, densa di carismi, sotto la guida del vescovo Elia Dalla Costa. Fra gli amici di Turoldo, oltre allo stesso Lapira, figurano personaggi di assoluto rilievo su scala nazionale. Oltre a Don Lorenzo Milani, ci sono fra gli altri Giovanni Vannucci, anche lui servita, il padre Ernesto Balducci e tutto il gruppo della rivista Testimonianze. Fra David si impegna nel capoluogo toscano a creare, come già aveva fatto a Milano, uno spazio a metà fra la promozione culturale e quella sociale. Il suo è un Vangelo incarnato che, per citare un suo verso, denuncia in pena il presente. Lui ora si autodefinisce maniaco di Dio, anche se ha l'animo tormentato dal silenzio di Dio sul male diffuso e sulle ingiustizie generalizzate. Ma anche a Firenze, per reiterate incomprensioni con il nuovo vescovo Florit, viene spinto a lasciare e a riprendere il suo vagabondare. E stavolta c'è il mondo ad accoglierlo: Inghilterra, Stati Uniti, Canada, Messico, Sudafrica. Dappertutto però si dà da fare per ricercare un contatto vivo con gli ultimi. Nel 1961, rientrato in Italia, si avvicina per qualche tempo a casa, accolto nel convento udinese di Santa Maria delle Grazie. Alla sua ripetuta marginalizzazione da parte delle gerarchie ecclesiastiche, Turoldo risponde sempre con l'obbedienza, ma continua altresì a manifestare la radicalità della differenza evangelica che pone il cristiano pienamente nel mondo pur non essendo del mondo. Egli rigetta come improponibile l'unità politica dei cattolici, denunciando i compromessi della Chiesa italiana con i poteri politici ed economici e rifiutando qualsiasi genuflessione nei confronti del potere.
ponendosi così sulla scia dei profeti biblici e dei testimoni evangelici. D'altra parte, è consapevole di rappresentare una tipologia di prete fastidioso, faticoso da gestire. Già in Io non ho mani, nella poesia Vicenda, aveva ammesso: finalmente ho disturbato la quiete di questo convento. Altrove devo fuggire, a rompere altre paci. Il che avviene puntualmente anche con la sua unica esperienza cinematografica, il film Gli Ultimi, tratto dal suo racconto Io non ero fanciullo, per la regia di Vito Pandolfi, presentato nel 1963, senza troppo successo. Voi che vivete nell'epoca del boom economico, del miracolo italiano, che usciti dalla tragedia d'una guerra e della sconfitta, ricordate appena ciò che soffriste, per un attimo pensate che dopo di voi ancora esistono, vivono, muoiono gli ultimi. Questo film è un'inchiesta sulla miseria, è più allucinante d'un film del terrore. È sconvolgente più di un documentario che non abbia ritegno di mostrarvi le piaghe vere della nostra società. Che cosa si nasconde ancora oggi dietro il miracolo che ci fa dimenticare, poiché crediamo d'essere i primi, gli ultimi. È un film che consigliamo al governo perché provveda, a voi perché riflettiate, alla Chiesa perché interceda, ai partiti perché intervengano. Gli ultimi. È un film che il vostro egoismo forse vi suggerirà di non vedere, ma che la vostra coscienza vi imporrà di applaudire. E nel 63, che è anche l'anno della morte di Papa Roncalli, Fra David si risolve a cercare definitivamente uno spazio proprio, uno spazio adatto per un'esperienza nuova nel contesto italiano, un luogo comunitario e aperto a tutti, allargato alla partecipazione dei laici. Quello che si rivelerà più adatto anche sul piano simbolico, si trova sotto il monte, luogo natale di Giovanni XXIII, è l'antico priorato cluniacense di Sant'Egidio in Fontanella, affidatogli dal vescovo di Bergamo, dove dall'anno successivo prenderanno vita la casa di Emmaus, il centro di studi ecumenici Giovanni XXIII, la rivista Servizium, tuttora attiva, con l'omonima casa editrice. Chiediamo al padre Turoldo quale sia lo spirito della sua iniziativa. Ma la comunità di Emmaus vorrebbe essere l'esperienza dei discepoli di Emmaus in chiave moderna, cioè erano discepoli che speravano e ora non sperano più. Mi pare che possano essere l'immagine dell'uomo moderno, cioè di gente che cammina col Cristo ma non lo conosce e cercano insieme, discutono insieme, arrivano a conoscerlo nella frazione del pane, cioè nell'atto di carità. Questa vorrebbe essere la comunità di Emmaus. Per Turoldo quelli saranno anni di intensissima attività editoriale e radiotelevisiva, fra l'altro nel 75 presenzia ai funerali del suo conterraneo e amico Pierpaolo Pasolini, durante i quali legge un'appassionata orazione funebre. Ma tra gli amici che frequenta maggiormente c'è anche il futuro cardinal Ravasi. Dal 1982 al 1984 i due lavorano infaticabilmente insieme a un grande commentario ai Salmi che risulterà di oltre 3.000 pagine e diventa rapidamente un punto di riferimento inevitabile per quanti vogliono studiare il Salterio. Fra David è colpito alla fine degli anni Ottanta dal tumore che chiama mostro insediato nelle mie viscere. Per lui un'ulteriore occasione di testimonianza pubblica. Quando gli viene diagnosticato reagisce con questi versi. Ieri, infatti, all'ora nona mi dissero: il drago è certo, insediato nel centro del ventre come un re sul trono. E calmo risposi: bene, mettiamoci in orbita, prendiamo finalmente la giusta misura davanti alle cose,
con serenità, facciamo l'elenco. E l'elenco è veramente breve, appena udibile, nel silenzio, il fruscio delle nostre passioncelle del quotidiano, uguale a un crepitare di foglie sull'erba disseccata. E nel silenzio, ancora il verbo, cui fa eco un vento leggero, leggero. Nonostante l'incedere della malattia che lo scava giorno dopo giorno, egli cerca di mantenere fede il più possibile agli impegni, come quando il 27 gennaio del 1991, durante un'imponente manifestazione per la pace all'Arena di Verona, tiene un potente discorso sulle ragioni inevitabili della pace stessa. Dio dei nostri padri, grande e misericordioso, Signore della pace e della vita, Padre di tutti, tu hai progetti di pace e non di afflizione. Condanni le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti. E continua a scrivere, avendo come compagno inseparabile il sapiente che la Bibbia conosce come Coelet. Ecco le raccolte nel segno del Tau e, appunto, Mie notti con Coelet, che uscirà postuma. Coelet, che lui chiama amico delle verità supreme. Qui Turoldo invita alla rasura delle parole logore e ad abbandonare il gracchiare di teologie inutili per varcare il deserto dove Dio si fa muto e tutto appare come vanitas. Il suo tema estremo è dunque il silenzio di Dio, o meglio, il misterioso intreccio tra Dio e il nulla. Domenica 2 febbraio 92, in diretta televisiva per la RAI, egli celebra la sua ultima messa dalla cappella della clinica di San Pio X a Milano. Oggi è una giornata del movimento della vita, in difesa della vita. Ecco, allora difendere il nascituro, difendere il malato, difendere il sofferente, difendere l'affamato, difendere il povero, l'oppresso. Questo deve essere la grande saggezza della civiltà umana. Ecco ciò che ci dice una festa come quella di oggi. E io vorrei che anche noi prendiamo Cristo nelle nostre braccia e ci mettiamo a cantare. Grazie. E fra David morirà, consumato dal drago, il 6 febbraio 1992, ripetendo a chi lo va a visitare: vorrei tramandare questo scandalo della speranza. I suoi funerali sono celebrati a Milano dal cardinale Carlo Maria Martini, che parla della sua fede rocciosa e simile alle pietre della sua terra d'origine, definendolo poeta e profeta, disturbatore delle coscienze, amico di Dio e degli uomini, un uomo che ha amato il cielo e la terra con la stessa intensità. Turoldo sarà sepolto nel piccolo cimitero di Fontanella. Postuma uscirà la sua ultima poesia. Quando avrò dalla mia cella salutato gli amici e il sole e si alzerà la notte, finalmente saldato il conto, campane suonate a distesa, la porta è da tempo segnata dal sangue, pronte le erbe amare e il pane azimo, allora andremo leggeri nel vento. Il 6 febbraio 1992 muore a Milano David Maria Turoldo. Brunetto Salvarani l'ha raccontato a Wikiradio.
a cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.